Allora, buongiorno ragazzi, come state? Tutto a posto? Stiamo facendo simulazione esame patente C e, ok? Abbiamo fatto tutti gli argomenti per la patente B, abbiamo fatto tantissimi esami per la patente B, adesso stiamo facendo C e CE, poi iniziamo anche a fare la CQC. Quindi seguitemi, iscrivetevi a questo canale, condividete i vostri amici e buona visualizzazione. Ok? Il regolamento 561-2006 CE mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori a cui si applica, vero? Perché mira la situazione, ok? Vero? Secondo il regolamento 561-2006, per interruzione si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altra mansione, vero? Perché la regola dice che periodo di riposo non può fare niente altra cosa, ok? Deve riposare unicamente, vero? Ok, amici? In caso di guasto del tachigrafico, il conducente è obbligato ad effettuare le registrazioni manuali solamente se il viaggio è superiore a 7 giorni, solamente. Solamente. No, falso, è obbligato sempre, anche se meno. Il conducente che viaggia su un veicolo dotato di cronotachigrafico analogico prima dell'inizio del viaggio deve compilare il foglio di registrazione indicando nome e cognome del conducente, luogo e la data di partenza, targa del veicolo e lettura del contachilometri. Contachilometri, vero o falso? Verissimo, perché deve scrivere tutto questo qua, data di partenza, luogo di partenza, chilometri, tutte queste cose, vero? Ok? Il foglio di registrazione dei cronotachigrafici analogici hanno una zona riservata all'indicazione relativa alla velocità. Una zona relativa all'indicazione relativa alle velocità, vero? Vero, cari, ok? Il pannello raffigurato va messo anche sugli autobus quando trasportano scolari. Autobus e questo cartello qua cosa c'entra? Falso, questo cartello qua serve carichi sporgenti, ma non autobus, falso, raga, ok? In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate. Quando meno di 3,5 tonnellate è consentito, vero, perché più di 3,5 tonnellate non possono transitare in quella lì, quella strada. In presenza del segnale raffigurato i conducenti di veicoli pesanti che trasportano merci ben fissate e ancorate, no? Non devono ridurre la velocità se viaggiano entro i limiti massimi generali di velocità. Non devono ridurre la velocità perché anche se allora, in presenza del segnale raffigurato i conducenti di veicoli pesanti che trasportano merci ben fissate, ancorate, non devono ridurre la velocità se viaggiano i limiti massimi generali di velocità, falso, ok? In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello a pendici. Autoveicolo. Autoveicolo trainante un carrello a pendici. Vero, perché carrello a pendici un carrello è, come si chiama, un rimorchio leggero, eh? Vero, raga, ok? L'autorizzazione CEMT per trasporto merci in conto terzi non liberalizzati svolti al di fuori dell'ambito UE, ossia può essere quinquinale o decennale. Quinquinale o decennale, vero? Quinquinale o decennale? No, falso, raga. In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente non è tenuto a spostarlo in attesa dei soccorsi se il traffico sulla strada è scarso. In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente non è tenuto a spostarlo perché in attesa dei
dei soccorsi se il traffico sulla strada è scarso. Falso, è tenuto a spostarlo. Ok? Se il veicolo è fermo per avaria meno di 50 metri dopo un'intersezione, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione alla distanza più idonea ad essere avvisato. Deve essere una posizione a distanza avvisata. Vero, vero, raga, ok? Per sostituire una ruota di un autocarro è necessario scaricare le merci perché il martinetto idraulico in dotazione non riesce a sollevarle il veicolo a pieno carico. Perché? Scarichiamo tutto il veicolo? No, falso, raga. Ok? Nel rallentatore elettromagnetico lo statore è fissato al piantone dello sterzo, mentre i dischi del rotore sono calettati sull'albero primario del cambio. Vero? Rallentatore elettromagnetico, lo statore è fissato al piantone dello sterzo, mentre i dischi del rotore sono calettati sull'albero primario del cambio. Allora, vero o falso? Falso, raga, ok? Prima di iniziare il viaggio, sulle specifiche autorizzazioni alla circolazione previste per i veicoli eccezionali, bisogna annotare gli estremi della patente e della carta di qualificazione del conducente. No. Falso, raghi, falso, ok? La massa massima ammessa su due assi contigue posti una distanza non superiore a un metro non può superare le 12 tonnellate. Non può superare le 12 tonnellate tra due assi un metro. Vero, raga, ok? Il campo di visibilità in autoveicolo. Il campo di visibilità in un autoveicolo può essere limitato tra l'altro dei tergicristalli. Tergicristalli può limitare il campo di visibilità. Perché? Falso. Se si trasportano carichi sporgenti, occorre segnalarlo con gli oppositi pannelli di figura. No, carica sporgente con questo cartello qua, falso, Il modulatore di pressione in funzione del carico è montato direttamente sulla sale. Il modulatore di pressione in funzione del carico è montato direttamente sulla sale. Falso, ok? Il modulatore di pressione in funzione del carico, se presente sul rimorchio, ne controlla la frenatura di tutti gli assi. Ne controlla le frenature di tutti gli assi, vero? Perché se è montato sul rimorchio, ne controlla la frenatura di tutti gli assi, vero? Ok? I veicoli equipaggiati con motore a combustione interna trasformano l'energia termica prodotta dalla combustione in energia meccanica disponibile alle ruote. Vero, carissimi, ok? I veicoli equipaggiati con motore a combustione interna trasformano l'energia termica prodotta dalla combustione in energia meccanica disponibile alle ruote. Vero. Nei motori diesel l'anticipo automatico attiva le candele di accensione del gasolio. Nei motori diesel, no, falso, Il padello della frizione deve essere rilasciato gradualmente. Gradualmente vuol dire piano, Vero o falso? Vero, raga, perché deve essere rilasciato gradualmente. Il volano è un pesante disco collegato all'albero motore che serve come passo di appoggio per il dischio della frizione, nonché per avviare e per regolarizzare
La rotazione dell'albero motore, allora. Vero o falso? Perché non serve regolarizzare la rotazione dell'albero motore, vero? In un motore diesel il sistema di iniezione Common Rail sfrutta l'aria compressa per la gestione degli iniettori. Vero o falso? Diesel e iniezione in un motore diesel il sistema di iniezione Common Rail sfrutta l'aria compressa per la gestione degli iniettori. No, 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 falso. È meglio non rabboccare l'olio nella coppa con olio di tipo caratteristiche diverse da quello già contenuta, vero? Perché non possiamo mettere un altro tipo di olio. Dobbiamo utilizzare solo quello che già era lì, ok? Che è meglio. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere misurata e pneumatica calda, misurata la pressione, no, deve essere freddo, ok? Quindi è falso. Gli pneumatici possono essere di tipo tele incrociati, tipo tele incrociati. Possono essere tipo tele incrociate, vero? La sostituzione delle ruote di un mezzo pesante è un'operazione non semplice, che richiede prudenza, perizia ed allentamento preventivo, vero? Allenamento preventivo, secondo me è vero, perché serve prudenza e tensione, anche allentamento si chiama allenamento. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere adeguata al carico del veicolo, deve essere adeguata al carico del veicolo, vero? Perché dobbiamo, in base al carico pesante, no? Eventuale formazione di ghiaggio nella tubazione dei freni ad aria compressa possono bloccare la valvola del regolatore di pressione e di distribuzione duplex e del distributore duplex. Vero o falso? Possono bloccare? Treno. Ad aria compressa possono bloccare la valvola del regolatore di pressione e del distributore duplex. Possono bloccare, sì, vero, eh? Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumoidraulica, l'avviamento del veicolo può essere necessario un breve lasso di tempo purché il compressore dell'impianto di frenatura ricarica i serbatoi dell'aria compressa dei freni fino alla pressione minima di esercizio. Fino alla pressione minima di esercizio. Vero. Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatico, il modulatore di frenata in funzione del carico ha il compito di ridurre la pressione dell'aria inviata agli elementi frenanti dell'asse posteriore quando il veicolo non circola a pieno carico. Quando il veicolo non circola a pieno carico, vero? L'accensione della spia indicata in figura può indicare il difettoso funzionamento della bomba ad ingranaggi. Bomba ingranaggi? Davvero? Vero, eh? Il servo sterzo può causarne perdita della tenuta di strada. Servo sterzo. Il servo sterzo può causarne perdita della tenuta della strada. Cosa c'entra per servo sterzo e perdita? Falso. Il simbolo rappresentato in figura si trova su una spia luminosa di colore giallo ambra. Colore giallo ambra, vero o falso? Falso perché è un colore rosso, eh? La legge stabilisce che la sostituzione del filtro dell'aria non rientra nell'attività di autoriparazione da eseguire solo presso officine autorizzate. Perché? Vero? La legge stabilisce che la sostituzione del filtro dell'aria non rientra nell'attività di autoriparazione da
seguire solo. Ok, presa officina autorizzata, vero ragazzi, vero, 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 ok. La legge stabilisce che la riparazione all'impianto di illuminazione non rientrano tra l'attività di autoriparazione, da eseguire solo presso officine autorizzate. La sostituzione. L'impianto di illuminazione non rientra. No, possiamo sostituire anche da solo, senza andare a officina. Falso, eh? In caso di incidente stradale, se vengono riscontrate gravi mancanze agli obblighi di manutenzione del veicolo coinvolti, vi è il rischio di aggravanti di responsabilità in un eventuale processo penale. Davvero? In caso di incidente stradale, se vengono riscontrati gravi mancanze agli obblighi di manutenzione del veicolo coinvolti, vi è il rischio di aggravanti di responsabilità in un eventuale processo penale, vero? Ok? Ultima domanda. Le condizioni stabilite del contratto di trasporto non devono essere rispettate dal conducente se lo stesso le ritiene non soddisfacenti professionalmente. Professionalmente perché? Falso, falsissimo raga, ok? Allora ragazzi, abbiamo finito il nostro esame, adesso vediamo quanti abbiamo sbagliato e scrivete questo YouTube perché io farò tutto l'esame per la patente C, per la patente C, patente B e CQC, quindi vi servirà questo canale, scrivete e condividete i vostri amici, vediamo quanti abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato niente, zero, eh? Raga, vedete? Non abbiamo sbagliato niente. Abbiamo fatto la scheda numero 3, simulazione esame patente C, CE. Quindi ci vediamo alla prossima, numero 4. E alla prossima, buona giornata, ciao ciao. Aron mai, ka'alot, kuman mai. Adiwi.